Si gioca le ultime chance di poter raggiungere i primi due posti fondamentalmente. Beh, sicuramente è una partita importantissima contro un avversario difficile, anche che è la miglior difesa. No! Però giochiamo in casa nostra, cioè sappiamo tutto dell'avversario, come l'avversario sa tutto di noi ormai. Giocando in casa nostra dobbiamo solo cercare di fare la partita e sfruttare al massimo le occasioni che ci capiteranno. Quindi, partita difficile, ancora più difficile del campo basso. Quindi, non è che loro tutti dicono un 4-3-3, ma alla fine è un 4-5-1 quello che fanno loro. Quindi, una squadra che si chiude riparte, una squadra che ha una buona difesa, però noi abbiamo un buon attacco. Quindi, se giochiamo da Catanzaro, non ce n'è per nessuno. L'assenza di Quadri probabilmente porterà a cambiare un po', no? Insomma, probabilmente toccherà a Maisto fare un po' il regista della squadra con un po' da recupera palloni, questo la preoccupa un po', no? No, non mi preoccupa perché chi sostituirà Quadri farà sicuramente bene, anche perché ora le partite iniziano ad accorciare e i risultati sono importanti, quindi chi scenderà in campo deve dare ancora di più quello che ha già dato in passato. Quindi l'obiettivo di domani è portare a casa 3 punti importanti per il proseguo del campionato. Punti importanti davanti magari a un pubblico che si spera, non dico come quello del Perugia, ma insomma che comunque risponda alla grande. Sì, c'è anche da dire che il pubblico, bene o male, sta seguendo la squadra. Non è che in tutti gli stadi, anche B, hanno 3.500-4.000 spettatori. Di sicuro Catanzaro è una piazza dove in passato ha avuto delle illusioni. Ora si stanno ricredendo con questa nuova società, i risultati ci danno ragione. Mi auguro di poter portare allo stadio ancora più tifosi del Catanzaro e sono convinto che con l'aiuto loro possiamo fare quel salto di qualità che ultimamente ci sta facendo fare la tifoseria. Potrebbe essere un problema l'infortunio di Sherwood, il fatto che magari appunto almeno per un mesetto rimane senza portiere di riserva. No, nessun problema. Anche perché gli infortuni vanno messi sempre in preventivo, può succedere a chiunque di avere un infortunio, sicuramente quello è un ruolo importante, però ci abbiamo Mengoni, ci abbiamo il terzo portiere nostro che è un buon portiere, quindi non penso di avere problemi. Poi è normale, se uno deve pensare alle cose negative, male. Noi dobbiamo pensare in positivo e ora si dice l'Aquila, si deve battere l'Aquila e poi da dopo l'Aquila iniziamo a pensare alla prossima. La cosa fondamentale ora è battere l'Aquila di una buona squadra. Naturalmente per quanto riguarda la formazione ci aspettiamo più o meno una formazione già vista, insomma, o è prevista qualche sorpresa? Ci potrebbe essere anche qualche sorpresa, qualche elemento che da parecchio che non gioca che potrebbe anche giocare. Quindi le ultime valutazioni le valuterò pomeriggio, un po' se è il caso di inserire forze fresche o no, in ruoli dove bisogna spingere e fare male. Si era diffuso un po' la voce di un infortunio di Papasidro, addirittura si diceva non ce la facesse per domenica. Quanto c'è di vero? No, per quello, rischio era una voce. Non c'è nulla di vero, l'ho fatto riposare ieri perché giocavamo sul sintetico, uno di quei calciatori che sul giovedì nella partitina, perché sul sintetico è uno che soffre il sintetico e glielo evito, quindi come a lui io ho evitato la partitina anche a Mengone perché sono degli elementi che sul sintetico soffrono, quindi è stato un riposo ma non per infortunio. Domani difficilmente potrebbe essere la giornata del primo posto, però potrebbe essere la giornata dell'ulteriore allungo sulla Vigor, visto gli impegni Noi degli avversari. non dobbiamo guardare né il Perugia né la Vigo, dobbiamo solo cercare di battere l'Aquila e dopo la partita
vedere se gli altri sono stati bravi o no. Il nostro obiettivo è quello di fare più risultati possibili. Se poi le altre sbagliano è un bene per noi, perché vuol dire che allunghiamo.